come vedete sopra sono le squadre storiche. Come vedete ci sono anche squadre dell'universo europeo, come la Dinamo Sassari. Sì, hai ragione, principe, però io non sono un boss fortissimo. Allora, andiamo con i Rockets. The 2K Sports pregame show. Non essendo fortissimo, quindi devo... Come vedete, cioè, tutta una presentazione... Esatto, come vedete c'è Kenny Smith, Shaquille O'Neal in presentazione, quindi grande cura per questi dettagli, ed è incredibile il livello di dettaglio portato dai ragazzi di 2K in questo, cioè da Visual Concept, chiaramente. Shaq, we've talked about it. You can feel, I don't know, an air of excitement that's a little different. E diciamo che è esattamente la maniera giusta per far passare un caricamento che è piuttosto lungo. Come vedete, il caricamento della partita è ancora al 93%. Ma c'è da dire che il come si dice, possiamo andare avanti. C'è da dire che anche il fatto di doppiare, cioè il doppiaggio che è originale, quindi sono effettivamente le voci del come si dice, le voci dei commentatori, oltretutto immagini da fuori delle arene giuste. E guardate qui, questo è il dettaglio in game di NBA 2K16, è incredibile a mio parere. Come vedete siamo subito in azione. Ed eccoci qui. Pronti. Addirittura l'audio anche dell'arbitro. Scusate, ho sbagliato. Recuperiamo già un buon pallone. Guarda il Barba che è già carico per la tripla. Ok, esagerato. Volevo iniziare col botto, ragazzi. Scusate. Allora, sto facendo un disastro in termini difensivi. Ci prendiamo sta doppia in faccia. Ciao Bizio. Andiamo. Ah, brutto passaggio. Non è molto intuitivo a volte l'autoassist, cioè il passaggio assistito. Ok, per fortuna c'è il Barba. Un bel blocco qui. Che se Howard che entra in area non si è mai visto. Eccola lì la tripla. Partiamo così. Vero principe, è allucinante il dettaglio grafico e tecnico del gioco. Ah, che buco che ho lasciato lì. Excellent feed from Steph Curry. 52 seconds left to play in the first. Lawson gets to Moniunis. Moniunis a screen on Thompson. Wow. Lawson drives in. There's the dish to Howard. Just five on the clock. Esce bene dal post, prende il fallo. Non sono molto tecnico io nel giocare, ragazzi. Ma boom. Sì, e soprattutto il nuovo indicatore è molto molto comodo per capire se ti stai muovendo bene sul campo o no. Vedete, dove ci sono le freccine sotto, quando diventa verde vuol dire che stai facendo la cosa giusta nel momento giusto. Fuori. Cazzo che tripla. Boom. Un certo Steve Curry, vabbè. Of fighting over those screens. And Greg, especially when the ball is in his hand. I mean, come on now. You know he doesn't miss too many open looks like that. Harden outside. La carica al Barba. Non va. Finisce primo quarto. Good close contest so far as we finish the first quarter. In che senso quanto sono scriptati? Bizio. And Steph Curry, a player with in the gym range, told us about his comfort stretching the floor. And we're
cioè, ecco, questa è un'altra cosa impressionante, ragazzi. Queste sono le interviste pre, cioè, tra gli intervalli tra i quarti. Come vedete, la voce è esattamente quella di Steve Curry. Chiaramente da qui possiamo gestire le varie sostituzioni, io le faccio automatiche. Great shooter. I mean, arguably the I don't think there's an argument. He's the best shooter in the world. The argument is whether or not he's the best shooter ever. And listen, I can imagine. Ah, aspetta, Mizia, che lo vado a vedere. Adesso leggo cosa è scritto. Flash brother to let her rip. Either team able to build much of a lead up to this point as we start the second quarter. And the Warriors guys, che stupidaggine che ho combinato, ragazzi, scusate. Ho costruito malissimo un attacco. Allora. Ah sì, ok, no, chiaro, chiaro, cambia dappertutto, cioè non, anzi. È sempre via via sempre più complicato. Teoricamente c'è una barretta che dà indicazioni, ma serve relativamente. Azili's checked in for Golden State. Barbosa comes in for Andre Iguodala. Barbosa gets the bucket. 9-5, raga, devo recuperare. The fancy finish for us there, man. That was sweet. Now, here's Brewer, covered by Barbosa. Boston outside. Pass to Capella. And he takes it in for the layup. Very nice feed. Rischiato tantissimo. Certo, c'è da dire che a livello di gioco non è il gioco più intuitivo della terra, cioè bisogna farci un po' di esercizio. Morito appena chiamato. Feeds it to Monte Yunus. Ariza sends a screen for Monte Yunus. Houston needs to get a shot. Ariza. E come vedete poi abbiamo la possibilità di. It's a 4 second differential between the shot clock and game clock. Di impostare degli schemi difensivi, ma non lo fate mai quando stanno attaccando gli altri, perché altrimenti vedono queste cose. That's one he'll always take himself, and he should. I mean, you can't pass up that kind of opportunity or fun. Here's Brewer, and he gets caught. Si prende un fallo, va bene. Whistle on the shot. Two shots coming up, and the foul called on the Golden State Warriors. Sì, quello è vero, principe, però c'è sempre stata la striscia negativa, così come c'è quella positiva, eh. Che droga un po' la. Boom boom, dentro tutti e due. Curry. The shot is off. Totalmente fuori il tiro di Curry. Warriors lead by two. And we'll be back right after halftime for the start of the third quarter. We'll see you in a bit. Ok. The 2K Sports Halftime Show. Poi come vedete c'è l'halftime show esattamente come una partita di NBA, il che a mio parere è incredibile. Ernie Johnson here again with Shaquille O'Neal and Kenny. Ci fanno rivedere gli highlights. An exciting time of the year as the first game of the regular Golden State found themselves in a close game in the first. Guardate che roba, cioè, a tutti gli effetti stiamo vedendo i replay della nostra partita e cioè, ci vengono spiegati dai commentatori. You know what jumps out at me? Their efficiency on the offensive end. They shared the basketball. Good shot selection. Just about time for the third quarter to get underway and we'll see you again at the horn. Comunque ragazzi, ora che iniziamo a essere un po' tanti. Rockets trail. And on the floor for Steve Kerr as we get into the second half.
Bene, prendiamo la palla subito però. Notate niente di strano nel mio gear? Vediamo un po' se qualcuno se ne accorge. Che cosa c'è di differente rispetto al solito nel live di oggi? Barba, la sente. No. Sì, Howard. Io in transizione, guarda il Barba. Boom. La puccia, pareggio. Man, I love to see James Harden go to work and shoot. Cappellino da scemo. Bravo principe, la risposta è sempre giusta la tua. Le cuffie. Cuffie che ci sono state gentilmente spedite da Logitech, sono delle Artemis Spectrum. Adesso dopo andiamo a fare un dettaglio delle cuffie e che useremo per streamare nei prossimi live, almeno da casa mia. Ah, fuori. Sono molto molto comodi, devo essere sincero. Il modello è questo qui. Questa è la scatola. Come leggete, sono le Artemis Spectrum G633. Sono le cuffie molto leggere, un'ottima qualità in termini di dettaglio del suono. Spezza benissimo tutte le varie sezioni dei suoni, dai bassi fino ad arrivare agli alti. Ottime frequenze, quindi non appesantiscono la testa, non appoggiano direttamente sull'orecchio, quindi non le sentite tediare anche con ore di gioco. Ma sotto di 3 punti, attenzione. Howard with a screen on Barnes. Dishes to Howard. No, non dovevo tirare. Volevo fare una finta, ho tirato. Attenzione perché siamo sotto di un possesso che sta per diventare di due. Meno che non teniamo questo pallone. Sì. Recuperiamo un bel pallone, transizione offensiva, si va, fallo. Boom. Azili's checked in. There's 21 seconds left to play in the third. Jones with it. He's against Azili. Power dishes to Jones. Over to the wing. Beverly. Un bel giro palla, ma. Back to Beverly. On the wing, Harden for the lead. And that one's boom! Good. Harden's got his second bucket of the night. Both teams trading back and forth. This thing's like a heavyweight fight. Ah, hai ragione. Aspetta che lo facciamo, vediamo se si può fare direttamente. Non ci avevo pensato, vediamo se lo possiamo fare senza dover scombinare la diretta. Sì. Lo metto in basso a sinistra. Ok, dovrebbe essere a sinistra ora. Sono passati in vantaggio proprio allo scadere del terzo quarto. Fa ridere vedere un quarto quarto 15-14. Però chiaramente mettendo i... che buco che ho lasciato qua. Devo lasciare andare un po' di più i numeri. C'ho Ty Lawson che potrebbe saltare tutti. No. La tripla di Monte Jonas. Non la segnerebbe mai quella tripla. Tutto cuore. Open look for lui.
throughout the entire game. Boom. And now Doris Burke has an update from the sidelines. Thanks, guys. I got a chance to hear what Steve Kerr was saying to the team. Che chiama il movimento difensivo tutto coordinato. I know it's been a hard-fought game, but now's not the time to leave anything in reserve. If you're tired, come out. Otherwise, I expect you to be going all out. Per fare studio dovrebbe attivare un'altra strategia molto utile che ti aiuta la valutazione dei giocatori stai usando nei vari fondamentali. Sì, lo smart play. Ecco. Harden against Curry. Johnson left side. Ecco, mi sono perso con i. And guys, let's get your take on the hustle stats for the Warriors. The activity level defensively, I've really been impressed with. They've been in attack mode on the defensive end. Something that's also benefited them tonight are the turnovers they've forced and the points that have come along with those forced turnovers. Six on the shot clock. Gets Harden with the drive. Non va. Adesso devo stare attento perché mancano 20 secondi. Se segnano è finita. Via di là, via di là. Che rischio. Ci va Lawson. Bang. Bombetta da sotto. Pareggione. Jason Terry, he's checked in for Ty Lawson. The Warriors also with a sub. Attenzione perché il possessore avversario. Curry against Ariza, and Trevor Ariza is going to pick up a foul here. That is his first foul of the game. Twenty-three seconds left in the fourth. Thompson against Harden. Now here's Thompson. Sta facendo passare i secondi per chiudere. No, la tripla no! L'ha sbagliata, andiamo in overtime! No, la tripla no! Overtime! Overtime! Se segno così... Vizio, guarda chi c'è! Sono le ragazzine, Vizio, guarda che roba! And these few minutes of basketball pan out. So Golden State will get the first possession. And always a good ride in these post-regulation battles. This overtime now looking to be an exciting one. Courtesy of Gatorade. Sì, Howard. Guardate Luzon. Guardate Luzon. Che pesca. Setting the floor for the Warriors. Non ci credo che abbiamo segato questo tiro. The guards. Devo il barba io. And it's Barnes in at the small forward. Vogliono tutti. Passes to Brewer. Here's Howard. Quanto è incredibile. Prego, Vizio. Chiamano il time out addirittura su questa schiacciata pazzesca. Don't have to isolate immediately. Siamo anche a rapporto con il coach. Concordo alla grande, sì, le stoppate sono un filino più facili, cioè con la tempistica giusta fischiano molti meno falli in merito, è molto più facile entrare. E gli alley-oop adesso ne proviamo uno. He nails it and we're tied up. That was massive. You know it. He's stepping right into the spotlight there. Lawson outside. Back to Harden. Lawson's against Thompson.
Cosa che non devo fare. La tripla di Monte Jonas è la seconda, incredibile, carichissimo. Annichilisce gli avversari e adesso andiamo in possesso di 3. E attenzione perché adesso mancano. Boom! La chiude lui all'overtime con questa tripla incredibile. Ah ecco, perfetto, grande. Ma come principe, come che culo, ha messo una tripla incredibile con Monte Jonas. Ed eccoci anche con le interviste di fine partita, guardate che dettagli, incredibile. Il dettaglio delle espressioni di tutto è incredibile, veramente incredibile. Addirittura poi c'è il post game che fa vedere chiaramente tutti i vari highlights della serata. Ma la tripla di Monte Jonas, incredibile. Io direi che possiamo saltare e possiamo fare un salto invece nella zona My Career, cosa ne dite? His shooting percentage was off the charts. He used every trick in the book to get those high percentage shots. He shot from every direction. And that's it for our broadcast here tonight, but we're just getting started on a new season in the NBA. Ok, possiamo uscire da questa partita e andiamo a vedere un po' di cose carine. Sì, principe, io ho già il mio giocatore, in una ho portato avanti la carriera in maniera consistente, per chiaramente per recensirlo, invece il secondo giocatore che ho fatto, cioè il secondo, poi ho ricostruito il giocatore facendolo con più calma e possiamo andare a vedere la My Career, la modalità appunto gestita anche con Spike Lee. In questa seconda siamo nella fase in cui siamo già diventati giocatori dell'NBA. E stiamo giocando una partita per entrare nei playoff. Devo dire comunque, ragazzi, che vi faccio vedere un attimo le cuffie anche da vicino. Al momento sono spente perché su Xbox One qui dietro ci sarebbero tutti dei LED. Chiaramente sono cuffie anche per PC, quindi potete selezionare voi. E rimangono spente perché al momento io sono in modalità, diciamo, jack da 3,5. Modalità che potrete switchare qui sopra. Che altro dire? Sono molto comode, le finiture sono veramente belle. Qui abbiamo addirittura il cromato sul padiglione, che è veramente veramente bello. Nel momento in cui poi abbiamo anche la connessione ad un PC, risaltano ancora di più. Sono playmaker, principe, comunque. Risaltano ancora di più e risultano essere davvero veramente veramente confortevoli. Gioco nei Boston Celtics, sono il playmaker, quindi adesso chiaramente partirò dalla panchina, ma questa partita è essenziale per arrivare ai playoff. Come vedete adesso la nostra visuale è dalla panchina, proprio perché partiamo, chiaramente non siamo ancora nel quintetto ufficiale di partenza. Premendo A però potrete skippare fino a quando non entrate dentro. Prima di entrare in gioco avete la possibilità di avere un'analisi del vostro giocatore, cioè del vostro matchup, quindi del giocatore che dovrete affrontare all'interno della partita a stretto contatto. Potete leggerne i punti di forza. In questo caso i punti deboli che potremo sfruttare è che non è molto bravo a rubare palle, dei problemi ad attaccare se è contrastato fisicamente. Quindi eccoci qui, siamo dentro, siamo qua a sinistra, chiaramente ora noi avremo, eccoci qui, avremo solo il controllo del nostro giocatore. Provo a chiamare un blocco, ma ok, come vedete in alto a destra invece c'è un indicatore, eccolo lì, ottimo. C'è un indicatore che segna la nostra prestazione, no? Facendo vedere, appunto, man mano che diciamo eseguiamo delle ottime azioni,
Man mano appunto che eseguiamo delle buone azioni, piuttosto che riusciamo a segnare dei canestri, assist, rimbalzi e quant'altro, come in questo caso con un buon rimbalzo, adesso vedete che è salito e se la nostra valutazione è andata a C+, anche con questo passaggio che è stato valutato buono, o con delle spaziature, con diciamo buon rimbalzo in attacco. Stiamo giocando bene, sì, bella tripla, non va. Però il buon movimento palla ci ha già portato a una valutazione di B-. Le valutazioni ci permetteranno di... cioè, chiaramente migliore sarà la valutazione, più spazio avremo in partita, perché chiaramente scaleremo le gerarchie della squadra. Un attimo. Ok, non l'ha messa. Dicevo, una volta poi scalate le gerarchie, ogni partita in base alla nostra valutazione andremo a guadagnare anche delle... buona la spaziatura. Fallo. Ah no, tiro stoppato, abbiamo preso una valutazione più bassa. Siamo scesi in CP subito. Come vedete è molto, molto severa la situazione, cioè non c'è poco margine per sbagliare fondamentalmente. And it's Turner off the drive, just four to shoot. Chiaramente le valutazioni, come dicevo, poi servono, perché a fine partita ci vengono attribuiti dei crediti con il quale migliorare il nostro giocatore, e chiaramente più alta sarà la valutazione, più saranno i crediti che andremo ad ottenere. Sì, il principe è quello, lo faccio sempre. Olenek sets a screen for Freak to the inside. Bello, no, l'assist non l'ha toccato. Prova la tripla. Austin again missing. Ho provato. Sì, comunque, ecco, una cosa che ha detto Principe è molto interessante, e potrete, io non l'ho fatto perché non, cioè, avevo fretta tra virgolette, ma potrete tramite la telecamera scannerizzare la vostra faccia e appiccicarla sul vostro giocatore. Quindi tagliando tutta la parte di personalizzazione in base a vari parametri facciali, bensì proprio, non dico facendo una foto, ma quasi, perché fondamentalmente dovrete passare la, come si dice, la faccia di fronte alla telecamera, primo profilo destro, sinistro, centrale, in maniera tale da poter catturare tutti i punti di interesse per ricostruire il vostro profilo in game. Siamo contro Lowry. Ha problemi nel tiro della media partendo dal palleggio. Come vedete, qui è molto più concentrato il gioco, è molto più concentrato sul proprio giocatore, quindi diventa a volte più semplice, ma a volte diventa anche più difficile, in quanto non possiamo lasciare spazio ai nostri avversari. Questa cosa abbiamo fatto tre... Sì, hai ragione, Principe. Abbiamo fatto tre tentativi stoppati andati a vuoto. Però alla fine è andata piuttosto bene, vedendo la percentuale del tiro di Valenzini. Una l'ha messa. Avanti di tre. Austin making a switch here. Sullinger's checked in. And Doris Burke has a report for us from the sideline. No, non devo passarla a lui. Boom! Tripla! No, due me ne ha dati. Vada via, qui ero dentro di poco. Bene, ci siamo liberati bene. Tienilo questo però. Per fortuna ci sono anche gli altri. Un altro rimbalzo difensivo. Buona transizione, siamo già dall'altra parte. No, mi ha intercettato. Peccato, l'idea è ottima. E via, transizione. E qua ci perdiamo un sacco di punti per via del... esatto, canestro, palla persa. Non va.
and they have yet to miss a shot from the line here this quarter. Yeah, you have to make teams pay for fouling you. That's why they call them free, and they've done exactly that, made them pay. Male, 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 stai girando male. And he ends up missing both free throws. Raptors trail by three. There's the pass to Carroll. Here's Johnson. No, la tripla no, mi perdo un sacco di punti, infatti. Chiaramente, ecco, in fase difensiva, nel momento in cui sbagliamo a difendere, perdiamo dei punti perché abbiamo difeso male. No, però non possono sbagliare. Vero, è molto strano, principe, però tra una cosa e l'altra è successo, è così. Cioè, bisogna pian piano imparare, eh. C'è poco da fare. Anche io non sono questo mostro giocatore, gioco per passione, ma faccio molta fatica. Ecco, un'analisi ulteriore nel My Career è che durante la pausa tra primo e secondo tempo c'è l'analisi con l'allenatore negli spogliatoi, che l'anno scorso scusate, non c'era. All right, listen up everybody. The second half doesn't have to be as close as the first if we pay attention to a couple of things. Continue. Chiaramente skippabile, qua ci fanno vedere tutto il tutto quello che direbbe, diciamo, un allenatore. Però il livello di dettaglio è, a mio parere, veramente incredibile. Eravamo in panchina, siamo sotto di 8 punti al terzo quarto. Dobbiamo recuperare per forza. 2 punti, 3 rimbalzi e una palla persa, non bene. Kelly Olynyk checked in for Lee. Turner comes in for Jay Crowder. Smart's checked in for Bradley. And Freak subbed in for Isaiah Thomas. On the floor for Boston. No. With Sellinger at the 4. Smart is out there with Freak. And it's Olynyk in at the 5. Sì. Che tripla che ha buttato dentro. Ok, principe, non è, ma anche durante l'intervallo mi sembra strano, durante il Valanciunas has got 7 points in the game. Celtics trail by 7. Here's Freak. Feeds to Sellinger. No, ma perché? Quando fanno questi passaggi, però. One second left. And that's not gonna go. And that's it for the third quarter. Both teams scoring well as we head to the. Difendo male, principe. C'è niente da fare. Oh, welcome back as we get set to start the fourth. Ok, siamo ancora dentro, dai, 5 punti. And the Celtics shooting 31%, not looking sharp offensively to say the least. Lowry and DeRozan are the guard tandem. Patterson is the 4 with Valanciunas in the middle. And it's Carroll in at the small forward. So that's the 5 in the game for Toronto. Move the ball, stick it too much. Just 5 to shoot. The Celtics need to get a shot off. Smart, wide open, he fires. A 3-pointer off the mark. Anche come attacco, però non ci siamo. Però non fa un passaggio decente sto giocatore, madonna. Foul call that time on the way up. That'll give them 2 chances at the free throw line here. And I like the fact that the defense is looking to protect the rim at all costs. Mamma mia. Adesso mi toglie, infatti. Niente, mi sa che. Ah no, siamo ancora vivi. Sì, ma 58-69. 30 seconds left in the fourth quarter. Just too much of a deficit to overcome. Just not enough clicks and ticks left on that clock in this one, Greg. 11 secondi ci danno già per spacciato. Ma è nuovo, cioè nel senso non l'ho ancora potenziato decentemente. 10 punti a 26. Scola trying to break free. Out to DeRozan.
Vabbè, 9 secondi, persa sta partita. Adesso lo andiamo a pimpare un po' però sto giocatore perché è una pippa vera. Sì, è totalmente andata. Vabbè, lo sapevo. Tra l'altro sembra un sacco anziano sto giocatore, mi assomiglia per un tubo, ma vabbè. You guys played tonight? You know, we focused in a lot on defense in the film session we did before the game, so we had to re-emphasize the thing that we worked on. The 2K Sports. Molto male. Kevin, much appreciated, and now let's present our Jordan player of the game, Kyle Lowry. Some aerial mastery going on, guys. Beh, chiaramente il migliore in campo, come al solito. Commento, adesso ci bombarderanno. Oh, raga, non è facile comunque. Cioè, a principio io non sono mai stato veramente una bomba, però... Però è tosto. Cioè, bisogna saperci giocare, c'è niente da fare. Ed è una cosa che si costruisce pian piano col tempo, con i tutorial e quant'altro. Cioè, dovrei veramente. Io dovrei fare molti tutorial per migliorare, chiaramente. Abbiamo una cosa che non ho fatto quest'anno. Aia. Sì. Hey, how are you? Good to see you again. My pleasure. Break. Great game last night. That's what I do, right? Indeed, have a seat. Ah, ok. Questa è una delle sequenze dirette da Spike Lee. I thought you would have invested in some new clothes, being a team owner and all. I see you're still rocking that goodwill look. Freak, what are you hanging around with this guy for? You know he's bad company, right? Got no choice. He helped me pay the bills. Plus, our mother loves him. Thank you all for coming by on such short notice. So you know why we're here, right? Not really. You want to negotiate an extension for Freak, right? Well, since you mentioned it. Your client is quickly becoming a liability for this organization. We've already put a plan in place that's going to address Dom, all your concerns please, and issues. Let me finish. Thank you. Myself, the front office, and the coaches are not satisfied with the adjustments you've made in your life off the court. I personally warned you about the company you keep, and we're fed up with the late nights and showing up late to shoot arounds and the bad press and the incident at the nightclub. Yeah. I told you Vic was going to be your downfall and I was right. Something has to change. Raga, l'incidente del nightclub, ero con Bizio. If this is about that Twitter stuff, Vic was playing. Okay, it was a joke. It's not about that. It's everything. But like I told you before, Vic is my best friend. I can't just cut him off. He's practically family. Not really. What exactly are you trying to say? I'm not trying to say anything, Dom. I'm saying it. Freak and his friend Vic are a problem for me and this organization. Ragazzi, mi stanno tagliando. To figure out how we all together can fix this problem. And right now, I'm only seeing one solution. I agree that Freak may need to make some adjustments in his personal life off the court, but that's a learning process. We both know that. But this almost sounds like a threat. And Dom Pagnotti doesn't take too kindly to threats. Dom Pagnotti, che zarro, madonna. Sorry, bro, but enough is enough. I don't have a problem with what you're saying. I have a problem with how you're saying it. Now, I know we can come to some understanding without all the ultimatums or threats. Can we all come to a understanding, a compromise? No, no more compromises. I already warned Freak. I told you, don't be a hero. Cut that zero. It's cut Vic loose or we trade Freak. It's that simple. Fine, we'll go sign with another team. Good luck with that, Pagnotti. Because of Vic, Freak's reputation precedes him. No. Because of Freak's God-given talent, his reputation. Everybody's been talking. Dom, you know how this works. This is not about you and me and our history. This is about your client. Help him. You're talking as if I'm invisible.
You talking around me, about me, but not to me. Vic has always had my back. And I've given this team everything I got. I practice hard. I play hard. Yeah, some nights I got it, some nights I don't. Some days I might even show up a little late to shoot arounds. Yeah. Every time I'm on that call, I've always given my best. And I see how it is, though. I mean, us players gotta be loyal to you, but you don't have to be loyal to us players. Try to give me some father and son talk, talking about how you love your players and how you look up for them. Come on, man. You trying to cut me off like you cut off Izzy. Don't you have people loyal to you no matter what? People you can't cut off? Well, that's me and Vic. Vic and me. Y'all insist, really. They could tell me stop hanging with Vic. What makes you think they won't tell me stop talking to you? You remember in seventh grade? Some guys were trying to jump me over some girl. Vic was the one to get some friends just to walk me home. And when they came, we went at it, but I wasn't alone. When I got my scholarship, it was Vic who put the word on the streets that nobody should mess with me because I had a future. Vic was protecting me. And sir, I know Vic is crazy. Sta diventando un po' un pippone, però. Io poi tra l'altro l'ho già visto. Però... Ragazzi, se no vi spoilerò tutto, se perdiamo, cioè nel senso perdiamo, facciamo. Però come vedete, cioè i... questa è mia moglie. Però non vi spoilerò niente. Più che altro perché queste cut sono proprio girate da... da Spike Lee e vorrei potesse godervele in tutta tranquillità, se devo essere sincero. Tanto è tornata la musica zarra. Adesso poi volevo andare nella zona un po' più... Ok, questo è il nostro quartier generale, il nostro campetto dove possiamo allenarci a tirare e quant'altro. Possiamo poi prendere dei miglioramenti per il nostro giocatore, ne ha bisogno. Soprattutto come playmaker. Ok. Sì, i caricamenti sono un po' lunghi, sì, sono d'accordo. E poi volevo vedere se... Allora... possiamo zarrarlo totalmente. Io andrei su My Team, se devo essere sincero, anche perché devo impostarlo tutto. andiamo su My Team. Anche se volevo... No! Scusate. Ok, chiaramente possiamo acquistare crediti e quant'altro subito. Some chips, we go 0 to 100 real quick. They be on that rap to pay the bills. Allora, and I don't feel it, not even a little bit. Oh, squad, ecco qua. Know yourself, know your worth. My actions being louder than my words. How you so, but still so down to earth. Won't do it, we can do it. Sì, ci va un po' lentino con i caricamenti. Questo è quello, era una delle. Una delle cosine che. Bene, ma non bene. Bene, ma non benissimo, direi. Allora. Ok. Dobbiamo un attimo gestirlo un secondo, perché qua. Allora.
I should probably sign a hit, boy, cause I got all the hits, boy. Ci sta, non è male. I be on my little mouse drip. Però Bennett lo metterei dentro. Yeah, I'm on some rappers, pay my bills. All up on TV, I cosa dite? Wasn't paying me enough, I needed something quicker. So now I'm all in Nico basement, putting working on the phones. Either that or drive the money more to make the pickups. Man, it's 2008, I'm trying to paint the picture. Comeback season in the works, and now I'm thinking bigger. I got 40 in the studio, every night, late night. Gotta watch it. Hai visto, Luca? Ne abbiamo parlato con calma prima. Lo so, Principe, però chiaramente ho avuto poco tempo per... come si dice? Per personalizzarla. Io andrei così, vediamo cosa salta fuori e... magari prendiamo le... cioè, magari... prenderemo le scopole, ma... allora, o possiamo fare la sfida. Esatto. Sì, è esattamente una specie di Ultimate Team. Principe, lascio scegliere a te che genere di partita vuoi fare. Vuoi fare una sfida anche se un po' particolare, se no ci sono le partite speciali. Però qua dipende sempre dalla formazione, quindi è... oppure la strada verso i playoff, quindi dobbiamo qualificarci, chiaramente. Vabbè, proviamo a fare una cosa di questo tipo. Vai. Ragazzi, la formazione fa un po' schifo. Però d'altronde questa è... okay, from that perspective, I see what you're talking about. No way to soften that. It's me, I was trying to find out where I lost them at, but maybe I ain't lose them at all. Maybe I keep moving forward and they're just stagnant, they ain't moving. Iniziamo da qui, vediamo. Need a favor, who do they call? Maybe I'm searching for the problems, asking what was saying and who was involved. Nel frattempo, per chi si fosse collegato ora, io vi faccio vedere queste ragazzine. Come vedete sono le Artemis Spectrum, sviluppate da Logitech, che appunto ci ha gentilmente fornito un paio di queste cuffie. E devo dire che, ragazzi, signore cuffie, finiture ottime, addirittura funzionalità LED nel momento in cui le connettiamo a un PC. Chiaramente al momento non sono in LED perché sono attaccate solo con un jack da 3.5, quindi i comandi a cuffia e l'alimentazione non sono accesi. Ah no, vizio, no. No, ragazzi, la prima l'ho vinta alla grande. Io nella modalità... come si dice? Non sono forte nella modalità My Career perché controllarne uno solo non mi piace. Adesso cerco di battermela e giocarmela come i pazzi. Ecco, partiamo bene. Now the starting group for the visitors. Barbosa is up there with Bennett. Then it's James Jones. Then it's Mbamute. And it's Muhammad in the five spot. Beasley, the pass to Hamilton. They set the pick. Beasley, the screen. Just five on the clock. It's Thompson off the drive. The 19 footer is on the money. 0-2. Thompson's got the opening field goal of the game for Boston. Come sto giocando con una alla grande? Ah, ma Bennett è dentro come play, ma non ha senso. Pass to Bennett. Barbosa against... eccolo lì. Barbosa gets the bucket. Adesso chiamo un time out. Ma perché? Non posso chiamare il time out. Questo volevo fare. Proving people wrong. You know that from guys you played with. And Greg, this mismatch
gives him an opportunity to parlano esattamente delle Smith del dentro Jackson. First quarter, just over a minute played. Dinwiddie dishes to Thompson. Out to the right wing. Muhammad with a screen on Jackson. And the basket by Muhammad. Tira sotto. How about how he sets his man up there, runs him right into the screen. Qui Jackson, guarda qui come vola. Jackson kicks to Mbamute. Back to Jackson. Mbamute, the pass to Barbosa. Dishes it to Jackson. Just four to shoot. No. Out of bounds, Boston takes possession. You always want a player to have his head up and to be surveying the court, but not if that's going to be the result. Dinwiddie kicks to Hamilton. Porco, gli ho preso il pallone due volte. Muhammad, che sfiga. Sì. Stolen by Barbosa. And here they go. Ma come ha fatto a stopparmi? Oh la madonna. No, a me non sta dando problemi di alcun genere finora. That one is off. He hits the second from the line. Just about 2 minutes into the game, first quarter of basketball. Dinwiddie kicks to Muhammad. Whoa! Mi ha passato sotto. I like the fact that he led his teammate right to the ideal spot. You don't always throw it to your teammate. You throw it to where he needs to be. Here's Muhammad. Outside Jackson. Un open look incredibile. He kicks it to Muhammad. Six to shoot. Jackson dishes to Muhammad. The 17-footer. And Mbamute the pass to Muhammad. Score the basket. Boom. Nice shot after missing his first attempt. Here's Boston now. A shot by Thompson. No. Ma come va a mettermi un triplo così, dai? Thompson's got five now. There's a chance he could have a big game if they don't D him up more tightly on the perimeter. The rapid fire threes coming from everywhere. Yeah, I'm not sure of the quality of that three-point shot attempt right there, going at it the way they did, but it all worked out for him. Non va. No good from Hamilton. Not too much congestion in the lane. I think he could have gotten a better shot that time, no question. Jackson kicks to Jones. Pensavo fosse una tripla. You know, not necessarily what you're looking for, but still able to convert. It's Thompson off the drive. The second chance effort. La seconda andata. Muhammad's got 6 points. And you know what? He doesn't mind getting his hands dirty when it comes. Principe ha ragione, sta prendendo le sacche. Che da ridere. Però pensavo peggio. Steve Novak comes in. Ma cosa fa? Michael Beasley. Jeff Taylor, he's checked in for Jordan Hamilton. And it's Vujicic in for Hollis Thompson. Cosa ha fatto? That is just a careless turnover. You've got to be smarter in those exchanges. And that one's good. Perché c'è Bennett ancora? From the first quarter of the game. Feeds to Simmons. There's the dish to Bennett. Passes it to Laverne. There's the pass to Simmons. Down to five on the shot clock. Bennett throws it down. And not the prototype power forward, but he has tremendous athletic ability. Left side Taylor. Got a piece of it.
Ora Bennett come riparte cattivo. And here comes the break. Dinwiddie with the rebound. Here's Vujicic. The shot misses. Now that's terrific defense at the rim. Got right in his path. And you know they'll be conscious of him. No, è andato fuori. Side too. I mean, that's what really good defenders do. They make you think about their presence. Siamo lì comunque, eh. 12 seconds left here in the opening quarter. Dinwiddie kicks to Vujicic. Off target from three-point range. Sì, questo lo posso battere alla grande, cazzo. Magari tolgo Bennett da fare il playmaker. No, non la voglio annullare. Ah, ok. Austin on top, leading by just one. We'll take a quick break, then get you back to the action. Dai, ragazzi. Well, up to this point, a closely contested game as we start the second quarter. Siamo a casa mia, quindi no, ah, non posso fargli tribulare tutto. Che culo. And guys, I like what I've seen from them on the other end, forcing a few giveaways, and that's allowed them to widen that turnover margin. Ho fatto una stronzata. Ho lasciato tre punti. Forse no. Boom. Transizione veloce. Chiama il blocco. Chiama il blocco. Outside Jackson. There's the screen. Down low. Prende il fallo sul tiro. And there's the whistle, fouled hard on the shot. He'll go to the line. All right, well, look at how the points have been generated so far. Score breakdown for Boston. They've been making some really nice passes out there. Excellent passing. Boom. That could set the tone for the rest of the game. And also, they're jumping on a lot of turnovers, making sure they turn them into points at the other end. No, come ha fatto a passare? Il sotto di tre. Che bella! Ero sotto di tre. Just a little confusion among the D as to who was supposed to be on it. Sì, c'è da dire che... No good, that's miss number two against three makes from the field. Here's Laverne. No, volevo fare la le... Ah, cazzo. Sì, se non erro sono dati rispettabili. Principe, la layup com'è che si... Cazzarola, ho sbagliato tasto. Volevo fare una layup e schiacciare di brutto, ma... Ho fatto una puttanata. No doubt about the consistency when it comes to scoring the basketball for him tonight. A real nice lift for their offense. Jackson dishes to Laverne. He's covered by Brown. The feet to Simmons. The 10-footer. Boom! Lays it up, and despite of the doppia volta triangolo. Veloce su PlayStation. Adesso proviamo. Ora prendo un po' di confidenza. Jackson again, Thompson. Ah, fallo sul tiro. Precisamente, doppia Y. Sega, no. Finostro, andiamo. Lo facciamo. Oh, l'ha mancato. Però no, come ha fatto a sbagliare sto tiro? Yeah, clearly a brain fade there. He's got to be a little smarter in his choice making.
Sì, recuperato un altro pallone. Adesso lo facciamo. Adesso lo facciamo. Forse no. Infatti no. Pari. Siamo lì. No, ma lo faccio. Adesso, Principe, prima di stasera voglio fare. Francisco Garcia, he's checked in for Boston. Back to Hamilton. Looney with the bucket. No, che culo. Ah, sto facendo una modifica. Just a step ahead of the D in that possession there, making the pass, nice assist. Kicks it to Muhammad. He dishes it to Barbosa. Nice. Open look, andiamo in vantaggio. Barbosa's got six. Guys back and forth this first half. Well, five lead changes early on, guys, as we grapple back and forth. And this could continue to go back and forth the entire way. Peccato. Looney with the bucket. This has been a thriller. You cannot say enough about the way these two teams have competed. Sì, quello l'ho visto. All indications, Greg, are that this game is going down to the wire. I mean, I'd be surprised, actually shocked, if it ended any other way. Allora, alla piccola. Ok. Some changes for Boston. Steve Novak is checked in for Muhammad. Jeff Taylor comes in for Brown. Ancora questi rischi. Vujicic in for Jordan Hamilton. Io voglio Bennett, guarda qua com'è prepotente! And Bennett the bucket on the end. Boom. Prepotentissimo. Outside Garcia. Novak kicks to Vujicic. Che buco che c'è di lì. Looney. Ammo questo qua con le modifiche, ma vada via chi. Soft touch off the glass. Looney's. Mi sono da con Jones da tre, vai. Three consecutive baskets have come right at the rim. Defense had better start buckling down and tightening up. Guys, they are getting exposed in terms of their low post defense. Rush dishes to Muhammad. Clock at six. Here's Bennett. No, ha stoppato sto giro. Pensavo la risolvesse ancora lui, invece no. Outside Taylor. From deep. Rush grabs the miss. He feeds it to Bennett. To the paint. Wow, ma non c'è andato nessuno. And pushing it up. Here's Boston. They get it back. Another shot. No, con il fallo. He's fouled and it's a chance for a three-point play. They are not rotating nearly quickly enough on defense down low. Gotta get quicker there. Just no resistance on the interior. Here's what Boston's going with right now. Laverne, he's checked in for Looney. And Dinwiddie's subbed in for Garcia. Muhammad passed to Barbosa. Muhammad, aww, no good. Well, he gets it in close, but you have to credit that stuck. Oh, mi sono preso una schiacciatona in faccia. Wow, and that sort of showmanship is just deflating right now to a team trying quite to get back into this game like this. Yeah, definitely a jam. Sto facendo schifo, raga. A big apostrophe or exclamation point. How about maybe even a question mark, partner? Yeah, I would have to say there are a lot of questions right now from a defensive standpoint. That's for sure. And we finished one half of basketball. Boston. Ah. Sì, ce n'è bisogno della recensione qua. Attenzione. Sei impallato?
Che succede? Well, both sides have assessed what they need to do over the break in halftime. We'll see now if one can pull out away here in the third. Boston leading by six. And now let's check out the lineups courtesy of Gatorade, all fueled up and ready to go for the second half of basketball. On the floor for Boston, Muhammad out there with Beasley. Then it's Thompson. Può avere Jordan Hamilton. And it's Dinwiddie in at the one spot. The drive by Thompson. Sì. Got a hand on it. Here's Jones. Ci manca che buca anche questo. Buono, buono, buono. Ritorniamo a... Here's Dinwiddie. From the arc. They get it back. Sì, ma non può prendere il rimbalzo da solo lì sotto, dai. Beasley's got the lead up to six now for Boston. Pass to Barbosa. Wants to get it to Bennett and does. Pass to Muhammad. Dishes it to Bennett. Five on the clock. No. Nah. One on one here. Open shot, Thompson. That's good. He's 5 for 9. Thompson's gone 5 of 9 shooting from the floor. Jones drives in. Beasley no, with the steal. Quanti punti che sto perdendo. And that one is hammered home. And unfortunately, we've seen a few too many of those. Sì, lo so, principe, però è che non ho di messi cazza, cioè ho veramente me li sono studiati, ma non capisco, cioè non conosco i nomi degli schemi, queste cose qui. Quindi per me diventano molto inutili. Now Muhammad passes it to Dinwiddie to the middle. And Muhammad kicks to Jones. From out on the wing, he knocks it down. Meno male. Jones has got 4 points now in the quarter. Consistency all game long. He's gonna continue, I think, to have to take it over to get them back in the game. And now the first timeout called here for Boston. Jones carico. Gaza, è vero. Niente da dire. Boston leading by 8. It's stolen by Jones. Pushing it up. He kicks it to Mba Amute. Leandro Barbosa on the wing. Feeds it to Muhammad. Non ne fa una giusta. Raga, c'ho 8 punti di distacco. Dinwiddie. Hamilton outside. And the pass to Dinwiddie. Hamilton outside. Clock at 6. And it comes off the front of the rim. Well, I think he kind of alligator arm that one. Short stroke. Non ci credo, ma come ha fatto a sbagliare due volte? Dai, ma che squadra di pippe. Che squadra di pippe, cazzarola. Got a piece of it. Beasley, the pass to Dinwiddie. Boston again missing. That's one he knows he should have drained. The dish to Mba Amute. No one near him. E la sega. Defense there got away with a major lapse. Incredibile. Hamilton kicks to Thompson. Kick out to Hamilton. Hamilton can't get that one to fall. Well, I tell you what, that's too good a look to pass up there. Even though it didn't go, that's one you gotta take. Jones dishes to Mba Amute. From the arc. The feed now to Jones. La riprova. Again, the miss by Jones. Ah, la sto buttando Boston via proprio. By 8. And that one's good. Recuperabilissima, ma la sto buttando via. The ball very crisply right now. They really are, and their last three buckets have come by way of an assist. Alia. They're gonna turn it over. They couldn't get it in bounds that time.
Yeah, but in the first half, he was just purely flawless as a ball secure. But that certainly hasn't been the case here in the second half. Here's what Boston's going with right now. Steve Novak, he's checked in for Beasley. Brown comes in for Hamilton. Niente, raga, non ne metto uno. For Thompson. Mi sta umiliando. 12 punti. Tell you what, he's gonna put that one in his scrapbook. Absolutely insane with that dunk. Well, now they're starting to rub it in, aren't they? Have build up a lead, and here we go, folks. It's showtime. That was a Kodak moment right there. The more plays, non saprei. The more they'll have these guys on the ropes. Adesso c'è un attimo, cerco di metterla a posto. The 17 footer, and the shot is long. Niente. That's not a sight you see very often. I mean, he has a great feel for that jump shot, especially when he's open. Here's Vujicic. Vabbè, dai. That one falls coming off Dinwiddie's feet. And Boston leads by 14. Kicks it to Laverne. Pass to Dinwiddie. Inside. Però, che due balle. Here's Dinwiddie. Great D on that shot, and it's off the mark. 12 punti. And as we end the third quarter, a double digit deficit will make it tough to come back. Boston on provo a rimettere a posto la 14. And fourth quarter basketball will be coming your way on 2K Sports right after this. Dovrebbe essere tornata a posto. Fatemi sapere, ma dovrebbe essere tornata a posto. Blunder there, and that could really cost them. Yeah, and the timing of it was bad too. I mean, ragazzi, to cut down and cut into the lead. Just per cambiare la telecamera, ho perso il. Luke Mbamute out there with Looney. Then there's Nazi Muhammad. Forse l'ha presa sulla partita, che adesso però si mette veramente male. Here's Bennett from deep. And that is tripla di Bennett. And that's good stuff from him. Nice touch. Here's Laverne. Dai, ma sto lasciando dei buchi, raga, scusate. No, lo so, principe, che ho 5 secondi, però ero rimasto bloccato nei menu per cambiare la telecamera. And when he's got a lead like that, why not take a few chances? A lot more engaging and entertaining than just doing the old ho-hum one-hander. And it doesn't really matter who starts the break with how he runs the floor. He seems to always 33-48 con 15 punti dietro. Yeah, he is so fun to watch and how he attacks the rim at full speed like that, man. It's something to behold the way that guy gets to the rim. No, ma come fuori? Out of bounds, Boston takes possession. Ragazzi, scusate, chiedo perdono per la prestazione da pippa. No, male. Tutta la vita. Sono più forte a FIFA tutta la vita. I think Doris Burke has something for us right now. Doris? Yes, Kevin, the head. Buonasera, Gregory. Had some instruction for his guys during that last break. He wanted his guys to keep up the intensity, saying, if any of you think this game is over, you're wrong. We've got work to do. I don't want to see any letdown on the defensive end of the floor. Guys, let's watch how it plays out. I like his tenacity getting to the basket there, even though the dunk rattled out. 99 times out of 100, you'll get the dunk or the foul. Dite che wow, what a pass there. He made that posso riprenderla? Easy basket with that setup. Beasley. Kicks to Thompson. Vabbè, dai, da fuori così fa le triple come se fosse acqua, incredibile. Barbosa. Battles through traffic and lays it in. Vizio, non infierire, per favore, che già. That one off with the size difference there. That makes it a tough individual matchup for him, especially down low. Well, took on the big guys going in there and challenging them like he did. But boy, that was a nice job.
Cos'è che vi date il 5? State prendendo le scopole. Jordan Hamilton comes in for Taylor. Oh, bravo Bills, così mi piace. In questo momento lasciamo stare. E poi Bills, ti vorrei vedere a giocare a NBA. Altro che. Meno male che l'ha deviata. No, nice play there to get a hand on that pass and tip it out of bounds. Just a whisker away from coming up with the steal there. James Jones, he's checked in for Looney. Six on the shot clock. Muhammad, no good. Boston leading by 14. The try by Johnson. Sì, prendo la palla. Sì, andiamo. Barbosa with the steal. Jones for three. And there's a whistle that goes on Luke Mbamute. Ma come? Nazi Muhammad's checked in for Boston. That one falls. Raga, non sono buono, devo dire, non sono buono. And Boston leads by 16. Però è anche vero che c'è una squadra di pippe, cioè, it's a stark discrepancy when you look at the assist columns and you see that difference as far as the fluidity in their respective offenses. Barbosa gets the bucket. Barbosa's second po' andata ormai. Dinwiddie passes to Thompson. Here's Dinwiddie, defended by Jones. Dai, aveva l'uomo davanti, così imballato, mette una tripla, vabbè. Bennett with it. Now Hamilton defending. Really crisp, intelligent passing to make that basket possible. Here's Dinwiddie. Soft touch off the glass. Dinwiddie's got 5 points in the quarter. And with that basket, you'd have to think this lead is secure. I'm almost ready to go there with you, partner. Not quite. Ma ho mollato a metà, non so dirvi per quale motivo. Grazie, Steve, I agree. You know, I think the attitude was very fermi tutti, però, che intanto sono tornato a tre possessi, Manca un minuto, ma put a tremendous performance in terms of effort and intensity, and they deserve to win this one. E comunque in questi 20 secondi gli ho dato un passivo mai visto. Cioè, scusa, 11, no, che cazzo di parole. Dishes at Dabujic. He feeds it to Denova. Passes it to Dabujic. Via sti menu. Harkless kicks to Novak. Probably impossible for them to come back now. Yeah, far too much work left to be done and not nearly enough time to get it done in. His first shot coming late. Buon finito. Ufficialmente persa. Ma tanto, cioè, se fosse andato a meno 9 è un conto, ma così. And Boston leads by 14. And when you've got a big man who can shoot from distance like that, what a huge advantage. And there's the Allez, infrazione 3 secondi davanti. Sta beat, ma che cazzo mi combini? Especially now, Greg, with every ragazzi. Dice male. Some good competition, but the hometown advantage and their ability to stay focused, I think Clark made the difference. Well, you know, at this stage you've got to defend your home floor, and they did that. Well, folks, that's gonna do. Finisce malissimo. Record 0-1, malissimo. Va bene così. Ragazzi, io comunque per questa sera vi saluto. Vi auguro un buon weekend. Vi ringrazio per averci seguito.
Bizzo, non dire che sono come la Juve. Vi ringrazio per averci chiaramente seguito, è stato un piacere mostrarvi NBA per quello che sono riuscito a fare. Vi ricordo tutti quanti il fantastico prodottino che potete vedere da questa parte, quindi ricordate le grandissime Spectrum di Logitech che non vi ho ancora mostrato, potrei farvi vedere ora, ovviamente. Non si vede. Le vedete? Allora, come vedete sono totalmente snodabili. Che non sono veramente male. Qui dietro, lungo tutta la parte sul retro dove ci sono tutti i tasti del controllo, no, qua, dove ci sono tutti i tasti del controllo, ci sono dei LED che adesso qui non vedete perché è piuttosto scuro. I padiglioni sono veramente comodi e come vedete sono completamente snodabili. È molto comodo anche per questo. Il microfono è a estrazione, quindi come vedete lo avete qui, dopodiché potrete decidere di vediamo dov'è, appena becco, ok, di chiuderlo. E una volta chiuso lo potrete rimettere a posto. Sparito. Io quindi vi saluto ragazzi, vi auguro buon weekend e nulla.